Noi dobbiamo dire come Partito Democratico che abbiamo perso una competizione elettorale che dovevamo vincere e che era scontato che si vincesse. Beh, lì è successo qualcosa. Lì noi ci siamo accorti che il Paese chiedeva altro. C'era e c'è la necessità di un cambiamento forte, e questo è quello che intercetta oggi Renzi. Motiva i delusi della politica. Come è cambiato qui nel maceratese? Secondo me la rottamazione della sinistra, del vecchio PC, nasce proprio da Civati, perché di Renzi già si sapeva. Qui nel maceratese il vecchio PC mi pare che abbia chiuso le vecchie icone del PC, pare che debbano dire abbiamo perduto. Spero che stavolta non si debbano riciclare, perché insomma c'è una conclusione a tutto. È mai veramente sedotto con questi titoli? Manzi, grande risposta all'antipolitica, adesso è giusto collaborare, dice l'onorevole. Queste persone a casa non ci vogliono mai andare, anche se lei poverina da casa è appena uscita adesso. Adesso nel caso specifico dell'amica Irene Manzi, Sì. Direi che deve andare a casa, è uscita adesso. Sì, appunto, io ho postulato questo. Mi pare che nel caso suo questa cosa non sia applicabile. Lei ha portato avanti una battaglia, l'ha persa politicamente. Per quanto riguarda, se vogliamo fare riferimento a livello nazionale, ma mi pare che lo dicevamo all'inizio della trasmissione, intorno a noi c'è stata non so se poi rottamazione, se come vogliamo definirla, ma certamente se pensiamo ai referenti, ai responsabili, ai leader di un anno fa, tutti, ne troviamo più pochi, sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Sta avanzando. Il fatto nuovo di questi ultimi mesi è che sia nel centrosinistra che nel centrodestra, per esempio con l'esperienza Alfano, sta avanzando una classe dirigente di quarantenni, cinquantenni, che fino a ieri non avevamo sempre. Quindi meno sì, nel nuovo segretario regionale, quindi entro marzo, a questo punto, il dopo Chielli, anche questa ci si aspetta un volto nuovo, sarà un maceratese tra i maceratesi, si parla di Fiordomo e di Comi. Noi non mettiamo limiti alla provvidenza, come maceratesi vorremmo che una volta tanto il segretario regionale esca dalla provincia di Pesaro per passare nella provincia di Macerata. Questi nomi che avete detto sono nomi autorevolissimi del Partito Democratico, ma mi pare prematuro gettarli nella mischia, perché gettarli nella mischia in questo momento significa bruciarli.